Buonasera a tutti benvenuti alla quinta puntata di Calcio Ducale. Come solito presentiamo gli ospiti alla mia destra, Mauro Moroni, detto Moroschi. Della buonasera. rubrica della no. rubrica Parmaled. Ah, no, Moroschi! No, no, Moroschi. No, buonasera a tutti. Buonasera alla mia sinistra. Ospite di questa sera è Marco. Detto caso, Marco Casetti. Detto caso, buonasera. Buonasera. E fa parte del gruppo D'Anè dal 2008, tifoso del Parma dagli anni 90, reduce da. Impoli. Eh. Auschwitz. Oh, giusto. Uh, eh, giusto. Giusto. E sempre alla mia sinistra, Manso. Manso. Sì. Buonasera. Trasmissione che abbiamo titolato Diamo la parola ai tifosi. Infatti, abbiamo invitato casa, abbiamo invitato Moroschi che ormai è di casa, e poi siamo andati. Abbiamo mandato Moroschi nei circoli per vedere qual è il clima, per vedere se la società ha fatto bene o male a confermare il mister. Eh, ieri Ieri sicuramente il Parma. È stato tanto brutto che non può essere vero, anche se noi la settimana prima avevamo detto: eh, parlando con te, Moroschi, ti ricordi, ti avevo detto: eh, cioè, possiamo sperare da tifosi quello che non abbiamo voglia, ma se guardiamo al gioco e, e, e al loro gioco acceptiamo una suppagianda e così lì si con i pesanti. La speranza, però, era quella di dire: eh, non dobbiamo fare la partita non dobbiamo, dobbiamo solo che aspettarli di chris poi eh, logicamente non è andata così primo per la formazione perché ha giocato con tre punte e i due centrocampisti erano desi e, e vacca logicamente cinque elementi che non, ad empoli contro quella squadra che non possono rubare mai palla io ho scritto che desi e che desi e vacca possono rubare palla solo a mano armata, cioè con la pistola ti dico: Ascolta, deve il che se no, Mars. Perché hai visto ieri, loro incredibile, veramente sbagliata. Secondo me, la tattica. Tutto il, loro sono forti, però il Palma li ha aiutati e credo che il mister li abbia aiutati in una maniera che definirei eh, tra virgolette ignorante calcisticamente parlando. Perché obiettivamente devi, il centrocampo è. La forza di una squadra è dove si crea tutto e dove difend... è quello che ti permette di difenderti e di attaccare. Purtroppo Vacca ed Esi adesso non sono giocatori, magari in condizione per poter dire la loro in questa squadra. Erano in campo tutti e due. A Sefat Melan anche a Munari, che è stato il massimo, per via che era l'unico che poteva fare, dare un certo peso a questo centrocampo. E i risultati si sono visti poi se vogliamo anche andare nel, in una cosa che ho visto che nessuno ne ha parlato la punizione parlo con moroschi la punizione eh, che Ciciretti che ha fatto Ciciretti eh, quella lì è la punizione che ci ha dato credo sei gol si sì, ha sbagliato a calciare sei, sei gol no ferma, ferma ferma cioè sei gol ci ha dato no? sempre calciati da chi Scostarella ok come le calciava Scostarella? a giro sul secondo palo a rientrare a giro sul secondo esatto, palo esatto lui lo no? fa a giro esterno e a uscire ok no ferma ferma. Eh, abbiamo sempre detto che quella punizione lì riusciva non perché partivano i quattro cioè, vabbè i quattro che partono tutto quello che vuole ma perché chi calciava la metteva sempre a tre metri dal palo in modo che il portiere non ci potesse certo. arrivare ok eh, rifarla io penso che l'abbiano provata in allenamento, no? perché appena arrivè... Beh, se proprio voi eh, da quella parte deve calciare un destro, se vuoi che faccia quella traiettoria. Ok. E il, fatto, il fatto che, la, che non conti chi le calcia, secondo me, è, è una sottovalutazione incredibile di, dei giocatori che hai a disposizione. Proprio eh, quello la può calciare in un modo, quello la calcerà bene. Sta nel mister dire tu la calci così, tu la calci così, tu la calci così. Pensare che qualsiasi altro possa calciarla come le calcia eh, il, col metodo che le calcia Scozzarella per me è sbagliato di principio. cioè Vuol dire sottovalutare e non avere troppa cognizione su quello che è il calcio. E questo è la BC. Eh? Questo lo considero assolutamente la BC. Perché non è possibile. Okay. Poi il resto, vabbè, marasma generale, eh, le che loro divertivano a fare il tic e tac perché ogni volta che, che facevano una sovrapposizione, ogni volta che eh, davano i palloni, i palloni filtranti. Ad esempio, e questo lo chiedo a te adesso: l'Empoli, sia l'andata che il ritorno. Ci ha fatto vedere che va bene far girare la palla, anche ai due all'ora, perché loro delle volte non la facevano girare i 3.000, no? Ai ah, ah, due no, all'ora, che... però, però a un certo punto facevano un movimento e la palla andava dal centrocampo in verticale sulla punta, che rientrava e che faceva l'1-2 con un altro. Io chiedo, ah, sì. chiedo dall'anno scorso a quest'anno, quindi due mezzi campionati, sì. abbiamo mai visto il Parma, il Parma di La Versa fare questo? Vabbè, ah beh, molto raramente. No, mi ma. Sì. Cioè però, no, no, quasi dico. niente. Non... Zero sovrapposizioni zero. e zero passaggi filtranti alla punta che fa il movimento di venire incontro. Vabbè, ah beh, poche niente. E come poche... si spiega questo? Che c'è? Cioè, non lo so. Eh, lì deve esserci qualcosa, magari. Qual Qualche cosa che è venuta a mancare magari già dall'allenamento, magari non è. Secondo me è qualcosa mai creato. Però sì, posso. Cioè io sì, esatto, una cosa, che non, una cosa eh. che non c'è, esatto, non è neanche stata creata. Può darsi che sia anche per la mancanza di giocatori che Beh, possano fare questo. Sì, no, è vero, però obiettivamente. Ad esempio, ad esempio, eh, ieri anche il fatto: il fatto che fai. Cioè, qualcuno ha parlato di, di 3 5 2, qualcuno ha parlato di Sky. Parlava di, di 3 4 1, 2, o 21. 1 cioè, ma io sapevo che era un 3-4-3, eh sì, una base di 343. Eh, beh, però no. non era, cioè, allora, eh, da Cruz l'ha fatta il terzo, eh, cioè, metti ah. su una punta. Per fare ah, il terzo, sì, in 6. effetti, cioè, scusa, ok, in pratica come hanno giocato lo sanno loro, forse non lo sanno neanche loro. No. Perché cioè, a vederli da fuori era cioè, molto molto, era ah, molto, beh, molto sì. strano. In tv, ancora peggio, tu eri sì. là. Sì, sì, quindi, sì quindi, io cioè, ero quindi, sugli spalti. Sì, sembrava. Che non... Lo chiedevo a te per quello. No, no, no. Cioè, dalla televisione sembrava all'inizio un, all un, un 4-3-2-1. Eh, poi sì. dopo un, un 1-2, poi dopo a un certo punto, abbiamo visto eh, Da Cruz che andava a fare il terzino, mm. e quando. Fai giocare, ascolta, fai giocare una punta. Forse per recuperare palloni sì, no, perché, da molto perché, indietro. No, perché ti facevano girare, ti facevano ballare e tu, dovevi, e tu dovevi andare a coprire. Ma, Ma sì. eh, allora piuttosto, cioè, non, cioè metto su un terzino vero. Cioè, ah, beh, non lo so. Eh, boh. Tra l'altro, ieri la scelta di, di Gagliolo in panca, cioè, io non l'ho capita per nulla perché per. No, Può aver sbagliato qualcosa nella partita col Perugia, perché non ha giocato bene col Perugia. Posso dire una roba? Però, però un attimo finisco e ti dico: col Perugia non ha giocato bene, e però è stato uno dei più positivi dell'annata, eh? cioè, se neghiamo che, che è stato uno dei più positivi e della partita più importante perché quella è una partita importante, eh? quella, di, quella di ieri non è stato fatto Ah Vabbè, doveva essere. Sì. In teoria doveva essere la partita un po' del riscatto insomma. Perché... Ma più che del riscatto anche per mantenere, cioè per dare tempo alla squadra di maturare, di inserire i nuovi. Ha sì, cioè, sempre vero. parlato di schemi, di, eh, di test dei giocatori, di robe del genere e poi nella partita clou per la prima volta mi inserisce quattro nuovi, cioè scusami anche quel che funziona mega. Sì. Cioè, eh, non vorrei dire dove bisogna buttare il prete perché il mio ah. letto è <ride> vero, ah. eh, no. è una situazione un È po ormai la scusa? Quando... Posso no. dire una cosa? Intanto mandiamo i risultati. Sì, ma volevo solo dire che mi, su Gagliolo mi aspettavo il giorno prima, cioè venerdì, che rimanesse giù il capitano. Eh, nella partita di ieri. Ma e giocasse io... Gagliola a sinistra con Ma lui che aveva letto la difesa super difesa. Ah, eh, cioè, no, cioè, non punto, lo so, eh. guarda, io non Beh. sono d'accordo anche sulla tua disamina precedente perché ieri, con le assenze di Scozzarella e di Scavone squalificato, è... non lei. lo so cosa qui... e poi era in Panca. Non lo so, non era disponibile per partire dall'inizio e in tutti i casi. Secondo me quella di ieri, al di là della disposizione in campo, era la formazione migliore che potesse fare Madonna, Gagliolo, ma, no, 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 ma, no. ma eh, fai vabbè. giocare tre punte, due ci ho capiti. Ma che dai, no. ma per favore, Ma cosa, pista poi ci basta. Cioè, ti ricordi so, la che... settimana prima quando ho detto: Ma vacca, da dove viene? Dove ha giocato? Un anno in Serie B, ma sei vista? Ci Se hai visto? Allora io, Masso balli, io credo che la partita balli. di ieri non faccia testo. No, no, e Quella di prima non fa testo, no. quella, di, prima quella di, fa testo. di ieri assolutamente no, strano, perché la... poi ci sono i casi della vita: L'Empoli ha hanno vinto svolgere la un... via Vacca fino adesso tre partiti filetti. Eh, perché preso Scaglia? Perché Preso Scaglia? E in un'altra viene <ride> per <ride> Ma no, non poi... è così semplice. La partita so di ieri non è il campo, abbiamo incontrato una squadra che darebbe del filo da toccere come ha scritto Grossi sulla Gazzetta di oggi se sì, eh, no, non no. parlare qua non parlare qua di gente che Beh, la gazzetta di Parma e, e, e cos'è? È, cos è? l'organo non... ufficiale no, del PA? Ma... Come no? come Vabbè, no, ha detto chi, ca... è la chi è il suo padrone? Chi è il suo padrone? No, mi vuoi sapere chi è il padrone grosso? Non lo so, sarà ah. la gazzetta di Parma E la gazzetta di Parma di chi è? Eh, sarà no, dell'Unione Industriale. Ah, ma, <ride> ma non è così, ah, non è così, dai. non funziona così. Comunque Lempoli oh, anche lui Lempoli dà, eh, dà delle pettinate anche tra quattro squadre di serie. Ma serve, ma ogni valido. 4 gol al smittila. Bari, 4 gol al Palermo, 4 gol al Palermo. Ma smetti, ma non è vero. Ma tu la Serena non la vedi. Ma non è vero, non è vero. Non è assolutamente vero. Quella è una scusa. No, volevo Punto. dire per gli spettatori da casa che la bicicletta che è qua davanti in sovrimpressione non è che l'abbiamo messa per fare dello show, è che se la lasciavo fuori me la fregavano tutto l'altro. No, lì, basta. no, è, che le, è le, prima eh, ha detto che è quella con cui vuole che da Versa se ne vada, no, no. Cioè, no, no dì una no, macchina, dì macchina. non fa prima andare a casa. No, ma Sono anche tutti quelli gli altri preparati per questa mia giornata sportivi amici ah, no dai o cioè, con la bicicletta chi no hai idea quello lì che poi vai in giro per l'Italia e dire beh guarda, per me, ma ah, ma guarda che costa chi la vabbè capra giro d'Italia eh? Eh, è rosa Però, e troppo per le, le facciamo leggere i risultati sì i risultati sì. che c'è anche quello di applauso sera. Martina e tutto il pubblico in sala dai, sì, dai mo sì, ecco oh. dai io. leggiamo Sì. cremonese Bari 0 1 Cesena Cittadella 0 1 Empoli Perma 4 a 0. Entella Pescara 0 0. Foggia Carpi 3 a 0. Novara Spezia 1 a 1. Perugia Palermo 1 a 0. Salernitana Provercelli 0 a 0. Venezia Avellino 3 a 1. Brescia Ternana 3 a 1. Frosino Neascoli 2 a 0. Leggiamo le classifiche. Aggiornate. Empoli a 0. Frosinone 49 punti, Palermo 43, Cittadella Bari 41, Venezia 39, Cremonese Perma 37, Spezia Carpi 36, Pescara 35, Perugia Foggia 34, Novara Salernitana 31, Brescia Vellino 30, Entella Cesena 28, Provercelli 26, Ascoli 23, Ternana 22. In pratica, in pratica, guardando questa classifica, cioè, sembra se al limite, Settimi. Eh, sì, settimi. <ride> sì. Pari ponti con la cremonenza. Sì, sì, ho capito. E sì. dietro due che spunzionano. Due, solo due? Due o tre, dai. Ah, ecco. Ah. Perché, due, triponti, due a 36, una 35. Due o tre ponti, eh, e niente. E quindi, cioè, da primo in classifica... Eh, io dico sempre che c'eravamo tra virgolette perché meritato non l'aveva meritato, però eh, adesso è una caduta libera, adesso. Ma stesso Martina gli facciamo dire quello che ha detto in tutte le interviste <ride> ecco. ah, quanti sì, punti sì. punti hai fatto il Parma No, allora eh, nelle ultime dieci gare perché non lo sapesse, 8 no, gli... punti nelle ultime dieci gare. No, ma mi interessa perché 10. Perché non devi andare, non devi andare. È perché Che liette me mi ricordi mega? No, le pri... prima, prima, prima andiamo più vicino. Al fine dell'andata, nelle ultime otto partite. Eh, nelle ultime otto partite ha fatto 6 punti, 4? E c'erano due pareggi? se erano 8 il, 6 4. sono allora eh, i pareggi sono 6 in totale 3 sconfitte e signor... una vittoria le ultime 10 poi eh, mi, mi coglie sorpresa eravamo d'accordo di dire quello che ho detto nelle interviste allora guarda, eh. oh. nelle ultime 10 abbiamo fatto 4 pareggi al fine del girone d'andata e poi abbiamo ricominciato con la sconfitta di Cremona la vittoria col Novara e, ascolta, e cosa abbiamo fatto da quando, da quando è cominciato il mercato? Da quando è cominciato il mercato, abbiamo fatto tre sconfitte, un pareggio e una vittoria. Quindi, in, siamo alla 26esima la quinta: 1, 2, 3, 4, 5. Quante fini fa Ricord? Ma il diga eh, te l'ho detto. <ride> abbiamo fatto tre sconfitte, una vittoria e un pareggio. Cremona, Brescia, Empoli in trasferta. La, il pareggio interno comunque, di Perugia? Stringendo, stringendo eh. il discorso è molto serio. Gli altri hanno fatto Ho messo no, non fuori. Non c'entra gli altri, cioè noi siamo, abbiamo una media da play out, ok? Eh, la società non ha deciso di intervenire. Eh. Tutte le colpe non sono del mister, comunque, anche se l'ho criticato anch'io. Ok, eh, Adesso mandiamo le interviste. Ol. Che hai fatto e poi parliamo anche di questa cosa perché, eh, bisogna, so. no, bisogna essere obiettivi. Bene, allora, se hai ascoltato il capitano ieri. Eh, quello è un altro capitolo perché cioè obiettivamente a me ha dato un fastidio mostruoso. Beh. perché No, ferma, ferma. Ed è, allora, aspetta un attimo, che chiudiamo questo. Non chiudiamo, eh, prendiamo questo discorso. Eh, se tu sai di calcio, di calciatori e di società, io l'ho scritto e lo ridico qua. Io non ho mai visto nella mia vita un giocatore che va davanti alle telecamere a dire la colpa è tutta del mister. Allora, perché si tratta di soldi? Sai che se un giocatore va lì a dire quella roba lì, cioè gli danno delle multe che lo scalavoltano, lo possono mettere anche per regolamento fuori rosa. Quindi le parole di ieri del, del, del capitano, io le ho prese come fuffa. Perché quella è fuffa, lui quella ha... è la stessa cosa che diceva di Apolloni, ok? Per poi, dopo, non lui, eh, parlo in generale, quando ha mandato via Apolloni, dopo due settimane a Parma, ne, ne raccontavano di ogni loro, quelli della società, i giocatori tutti. Questo è il mondo del calcio. Se poi mi dici, poi mi dici che perché l'ha detto lui, allora nella verità mi di no, no, ferma, no, ferma, ferma lui No, no ascolta, lui, lo cacciano dalla squadra. Lui ha detto lui ha detto che hanno colpa anche loro giocatori, Ma ha detto, te, eh. Ascolta, cosa e cosa Ovviamente. Fuffa. Fuffa. È fuffa. Perché tu mi hai, prima mi hai detto e l'ho già sentita, l'ho anche letto. Qualcuno che ha detto ma sai che eh, le parole del capitano? Ma il capitano non ha detto niente, la dico quel che aveva da dire: la colpa è di tutti. Eh, lavoriamo, sapeva che non lo mandavano via e punto. E punto, non poteva dire altro. O poteva dire: no, la colpa è il 90% della colpa del mister. Ma così... In quei casi qua meno parlano, meno si parla, appunto, meglio ma... Ma perché hanno mandato il capitano? Perché... Mm, non lo so. In tutta la storia è perché hanno mandato il capitano e perché non è andato da Versa a parlare a Sky. Perché per la prima volta in clan, per la prima volta, il nemico è a parlare a Sky. C'è andato Malmesi e il capitano. Lui che mica Migandè? Ti vorrei replicare che il direttore sportivo Fagiano a lunedì quando il Parma la, o il sabato precedente o la domenica eh, giocata in precedenza ci va sempre a mettere la faccia. C'è sempre andato a mettere la faccia. Ma sei? Io sto parlando che loro per contratto devono gli allenatori vanno a parlare a Sky, va bene? Lui ieri non c'è andato, ok? Se non c'è andato, ci aveva avuto i suoi motivi per non andarci. Okay? Mm. Per, e ci ha mandato il capitano ce l'ha mandato la società perché il capitano è più uomo ormai di società che di altro okay? e ieri ha detto delle cose che era meglio che si risparmiasse perché poi magari se lo, quando lo mandano via, e quando fanno tre vittorie dopo va lì a dire eh sì da va bene adesso che bene no ok stai zitto che è meglio anche perché ormai l'esperienza ce l'ha anche non, lui non lo sa come funziona e venirmi a dire io però se sopporto lui non sopporto chi mi viene a dire le parole del capitano. Lui non poteva dire altro perché sennò il cazzo mi viene dalla squadra. Se, se diga, cioè io ho scritto che mi piaceva. Allora è inutile andare un, a parlare. appunto anche, anche il dirigente, l'amministrazione, no, il consigliere delegato, l'amministrazione. Ascolta, eh, un qualche no. dog, vuol che vada a mettere la faccia sì o no? Ma cosa c'entra? Ma Vai a mettere la faccia se cioè il dirigente normale che parli così. Ma ascoltate, ma il mondo del calcio com'è? Eh, è è? che hanno detto che riconfermano da verso fino, fino a pro tempore, perché no, no, io, io quelle no, cose il... lì le ho già ascoltate anche in passato, no, in questa e in altre società. Poi dopo facciano quello che credono opportuno. Eh. No, no, ma il mio discorso è completamente diverso. Loro fanno coltivare la perché ha il diritto di far coltivare Esatto. Punto. Però venire, cioè io contesto le persone che... Eh, prendono le parole del capitano come se fossero delle parole, allora sì, le vera, il che colpa anche ti capi una colpa anche su Gador, le anche c'era. Però con chi lui a Seven andava a tenere la E io ti, oh, ti dico, ti, ti ro di più. E se prendi tre gol dal Venezia domenica? La sai di chi è la colpa lì? Se da poi Giù il tardini. Perché come usciranno? Okay, meglio... No, No, ascolta, ascolta. ascolta. Di chi è la colpa? Di chi sarà la colpa? Del mister? Dei giocatori? No, è della società? Ok. Le mandiamo le interviste. Le mandiamo? Così mi calmo un po'. <ride> ah. Lì sto stimolato allora. No, beh, ma io sono sempre calmissimo. Solo che <ride> mi fanno arrabbiare certe cose. No, normale, e poi sì. dopo dobbiamo sentire anche. La voce della Curva Nord, la, la, la sua voce perché ci deve raccontare, raccontare come è stata la trasferta ad Empoli. Adesso mandiamo le interviste fatte da, da Moroschi, è entrato nel solito circolo e sono. Non dire il nome, ha little, messo, little Castle, <ride> Castelletto, Little Castle. E, eh, e sono molto, molto, molto carine. Sul Parma cosa mi dici? Beh, dico che il Parma beh, è una nobile decaduta, senz'altro. Adesso io non mi aspetto molto dal Parma. Certo, l'altro giorno c'è da dire che, secondo me, quando lo vedo giocare... I ieri! In particolare, ma sempre. Eh, no, ieri non c'era niente da fare perché, secondo me, è un gran bel primo gol ha fatto l'Empoli, poi dopo è stato in discesa. Non è tanto ieri, ma è il solito. Io vedo che gioca, il vuol giocare... Il tic come il Barcellona, la Moviola. la Moviola, la Moviola giocano lenti. O qui sì. cambiano giochi. Secondo noi, dove fare il palla avanti il tormentone? Adesso è dopo due mesi, dopo sei pareggi, tre sconfitte, una vittoria solo quella col Novara. Negli ultimi dieci gare, otto punti. Il tormentone è da versa sì, o da versa no? No, da versa no. Qualcosa deve dare più gioco. Palla avanti e pedalare non dico la e I ma... giocatori. Ma i giocatori, vabbè... Le loro colpe le hanno anche loro, immagino. Eh, che non rimino contro l'allenatore, però non lo so. Eh, non sei il primo che lancia Io... questa provocazione. Eh, non lo so. E del Milan con V, Paolo? Eh, il Milan è in piena ripresa, speriamo sì? bene. Con Gattuso <ride> al bocca, al bocca, con il Fabocher Lerba. Eh. Io dico che arriveremo al derby, che ci sarà la possibilità da, di, di agganciare... Ma ah sì, te lo auguro, L ex <ride> bocca, interista. Te lo auguro. Un bocca al lupo e un saluto a tutti i parmigiani e alle parmigiane. Grazie, Paolo. Sei sempre un buon gustaio. Sono ritornato con Claudio a distanza di una settimana dopo la terza sconfitta del ritorno, sei pareggi, e una sola vittoria, 4-0 a 0 a Empoli in casa della capolista. Che interessi, e... eh. Cosa mi dici, dove essere sì o essere no? La società no, l'ha riconfermato? No, 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 non lo so se la colpa li... no Ieri, ieri sicuramente c'era so un, so un divario tecnico e fisico potrebbe spropositato. Anche, potrebbe essere anche che gli acquisti non sono stati indovinati. Non lo so, Lucarelli si è espresso in maniera decisa eh, dopo la gara. Adesso bisogna vedere se. Le colpe sono anche dei giocatori, no, ha detto. No, no, cioè, Soprattutto se i giocatori ce l'hanno con le se i giocatori sono contro il bisogna cambiarlo, se no io non lo cambierei, assolutamente, assolutamente. Grazie Claudio, ciao. Prego, ciao. Cosa ne pensi della situazione oggi? Colmo e mantenere Faggiano per prima e Traversa per secondo. Si chiama D'Aversa? Eh. Ascolta, eh, quali pensi che, quali colpe gli input? Le tutte. Tutte, competenti ieri, ieri non c'era mica niente Sei, da a, fare con l'Empoli A parte ieri Sì sono, è eh? sono... andato giù abbastanza pesante un po' Bello. Giù col badì, con la vanga Sono d'accordo con La società però ha confermato l'allenatore eh, per, per il momento eh, Perché si vede che non hanno soldi eh, quindi... Anche a costa <ride> Ciao grazie Paolo, ciao D'Aversa sì o d'Aversa no? Da ho l'impressione che c'entri come i cavoli a merenda. Il problema secondo me da quello che ho visto ieri è dentro la spogliatoia. Ieri si è espresso bene anche Lucarelli, eh? è andato giù sì. deciso. E infatti si vede benissimo perché una partita come quella di ieri o i giocatori sono dei cretini e non, li penso, e non lo penso, o eh, sono balordi e non lo sono, o giocano contro l'allenatore. E lì c'è qualcosa che forse, forse serve Hai voluto fare una provocazione eh, sì, È sì, quello sì. che hanno pensato in tanti esatto. Grazie Gianni, ciao, eh, ciao. Ma che sta combinando il Parma? Sono un po' amareggiata Da verso speriamo sì o da verso no? Sempre sì compa, sempre positivi Pensiamo positivo, che ce la fa? Le vedi le partite? Sempre E del Crotone? Le registro e me le vedo E del Crotone? No <ride> Allora forza Crotone, forza Parma Facciamo sì. il derby il prossimo anno Sì, speriamo Ciao Ale, grazie. Da verso sì o da verso no? No. La società però pare l'abbia confermato. Eh, pare di sì. Lei va allo stadio? Sì. Settore? Eh, tribuna. Tribuna, sì. quindi una tifosa. Vips. È una tifosa, sì. Da lunga data? Sì. Al di là dell'allenatore del manico, cosa mi dice della squadra, dei problemi che lei pensa di aver individuato? Credo che ci sia qualcosa nello spogliatoio. Duccarelli ieri si è espresso in maniera eh, decisa, l'ha so, sentita? So, sì, sì. Quindi? Sì, sì. Il capitano è sempre un grande, eh, devono rivedere parecchie cose, però io sono ottimista. Ti ringrazio Dai Ida, ciao, ciao, molto gentile, ciao, te, ciao, ciao. Vuoi intervistare tu il nostro ospite o ci penso io? Pensaci tu. Pesci. Ma dai. Sì, uh. dai, pensaci tu. No, perché cioè, ci dobbiamo far raccontare cioè, la, la trasferta, come si vive, come si vive una trasferta eh, all'andata e poi al ritorno. ritorno. No? Cioè, per... Anche Moroni e la Martina vogliono, vogliono farmi delle domande a proposito appunto della trasferta così. Eh, ma cioè, spiegaci... No. Cioè, quando si parte, com'è com com il pullman, come sono i tuoi amici, il è tuo gruppo. Innanzitutto essere puntuale, Sì, certamente, la puntualità, <ride> sì. <ride> come è finita la partita non tra i no. boys? Cioè, ascolta, lascia finire, dopo te che mi devi No, magari è meglio dirlo subito, è finita 2-1 per gli Empolesi, eh, per i Desperados. Sono proprio in forma anche loro. Eh, eh. Beh, però insomma, dopo magari c'è stata la partita di seguito al ristorante e così, quindi insomma... Ecco, eh, secondo <ride> me era, era, era allora la, la, fatto... la, la una partita eh, che... Sì, sì, sicuramente, che sì si sì, lì è... Però cosa vi dicevate sul Pullman mentre... la speranza qual era? Ma eh, quando siamo partiti eravamo insomma, speranziosi di vedere insomma un, una partita un po' di riscossa, insomma, la luce di quello che era successo col ritiro che c'era stato vabbè insomma... Il ritiro è stato giudicato un ritiro un po', cioè non troppo magari efficace, insomma, già da com come mai non troppo efficace, cioè, nel senso siamo rimasti tutti un po' straniti per il fatto che le due cioè, ma Così quindi... è, eh, per quello lì che è durato poco tempo. Poi... C'era qualcuno comunque... che la pensava come me, che diceva questo è un alibi per la società, per dire ok se perdi ti mandiamo via. Perché cioè, non si capiva il senso di questo ritiro, no, di due non giorni, sta, non stato, No, non c'è stato nessuno che... E la teoria dato... qual era? La teoria? No, che c'è stato magari sì un ritiro per confrontarsi, qualcosa così, però non si capisce cosa abbiano fatto precisamente durante il ritiro, insomma. Perché... E quindi insomma uno poteva già sospettare quali sarebbero stati i risultati... Con poi con la partita dell'Empoli. Beh, dai, io, cioè, io non credo che, che non ci fosse, c'eravamo tutti la speranza di un qualche contropiede, io posso di dire. un qualche colpo no, senza dubbio, io di traversa. Bellissima. la <ride> Traversa, ma va a morire, ma va morire. Detto ma si, chiama? si chiama Paolo. Io Paolo, Paolo number one, eh? perché fia, cioè, <ride> la traversa, le... <ride> <io> <ride> e ascolta, versa, e quindi, cioè... no, sicuramente al, viaggio, cioè, al momento del viaggio d'andata si era vociferato che magari potevamo tentare il colpaccio, potevamo... Beh, e anche la speranza, per... anche perché, perché comunque, partire, insomma... partire già sconfitti, credo No, che, no, assolutamente, che... questo cioè... non... Eh... Non credo che le abbiamo Il ritorno? Fatto. No, dopo e la Fiorentina a metà, a metà viaggio. La no, non ci siamo fermati a mangiare. No? Cioè, sì, ma hai promesso che andavi a mangiare la Fiorentina? Eh, no, non abbiamo fatto... No, ci siamo fermati... Non erano forse dell'umore? Ci, ci siamo fermati in un autogrill, eh, lì ognuno poi ha mangiato quello che aveva così. Tra l'altro abbiamo, abbiamo anche delle riserve di cibo, eh, nel, <ride> nel pullman ci così. Sì, sì, abbiamo modo di... di il... No, 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 assolutamente. Cioè, Ci porta... prenderanno sola qualche volta? Beh, se c'è eh? la scorta 5, volentieri. Vabbè, possiamo da fare domanda? Sì, sì, sicuramente. Ah, okay. Un... Beh, Varemo... Le prenotazioni sono aperte sempre la settimana prima della partita. E e ritorno? Una troupe una televisiva. No, è durante, mi interessa anche il durante. durante Dopo il la... secondo gol, sì. Durante la partita. Come... come... Ah, beh, io posso dire per beh, me. Insomma, prima cosa... mi ha confessato che sperava che al secondo gol finissero lì. Ah, beh, sì, dire sì. Ormai, insomma, che non c'è scritto. Al secondo eh. gol, insomma, <ride> eh, un gol va bene. Da mancare. Va bene eh. che forse due gol alla fine del primo tempo magari potrebbero essere anche recuperabili in un certo senso, sì. Eh. Beh, era la speranza di tutti nel vedere un qualche cambio al terzo gol. Anche il va bene la, eh. la partita anche un qualche è cambio finire. tattico eh, mica ehm. che a tre in campo c'è quarter sei, hot gol e tocca niente eh? cioè, perché, eh, questa piccola parentesi per, perché tanto c'è colpa ai giocatori eh, vabbè. Ah, se vuole venire in forma chi fa su gher? Ah, se ti faccio giocare fuori ruolo fa su gher Ok, Giusto. beh torno a lui dopo questa piccola lezione di calcio. Torno non a dire... No, no, torno a lui. Giustamente, sì, io avevo confessato prima della trasmissione che con due gol magari si sarebbero anche potuti fermare così. Due gol eh. a fine primo tempo. C'è anche da dire che se hai la possibilità di fare più gol, li fai. Beh, poi tempo. le punte. Sì, eh Beh, senza ti... dubbio. Con no, no, lì allora... Si vedeva che sono due punte che hanno fame 34 gol che eh fatto. Sì, sono tutte fare. No, no, di più 35, 35, 35, 35, di gol e... 35 eh. Tra l'altro, si, si contendono il primo e il secondo posto nella classifica cannonieri. E ritorno? Anche sapendo che ci saremmo dovuti misurare contro appunto, i due capocannonieri delle, della serie B, quella era una cosa che... Beh, non è che mi ha fatto morire, non, però... Abbiamo fatto due, bei, due no. bei numeri, però non ci avevamo massacrato no, con no, la data, ci siamo anche rovinati noi con le nostre mani, perché... Mi dispiace... Tutto quello che vuoi, però... Cioè, erano due squadre che hanno giocato in modo equilibrato, cioè poi sì, loro eh, hanno avuto hanno... più occasioni perché ne hanno avuto due o tre di più. Noi, però, noi però non c'è stata questa non c'è stata la massacrata. No, no. Forse c'era un altro mister da loro, credo. Di, credo di sì, sì, eh, è stato, eh, sì è stato... perché sì, sì, non cambiato. ce lo possiamo nascondere. Eh, ah, eh, e è la decima giornata e quale ha fatto perché l'ha mandato via da Empoli? Eh, perché probabilmente non faceva rendere la squadra per quello che era... Eh. ci hanno, hanno preso. Eh, Nel senso previ. che questo ha fatto un pareggio e sei vittorie. Il Perugia, il Foggia? Ma il Foggia è per candato Toscaglia. Ah, bene, l'ho detto prima. Ah, sì, okay. Lo sapete da quanto tempo non segnava maietta? Mm. Sì, vabbè... No, le... no, ma <ride> no, l'era le... le... no, no, fatto... sopa anche? No, l'era mia sopa. Ah, oh. la mia con i bras ah era un braccio l che era in braccio l'era sopra braccio allora <ride> eh, beh, ascoltami il ritorno però come si dice appoggiarla dentro quando magari ti fanno no è che ha metro. fatto è che con un braccio che gli faceva male perché si era messo là a fare la punta perché ha fatto una volta a un marzo ah, eh, ah. eh, alla sinistra <ride> <le mani. ride> allora c'è stato... lì a destra però cioè l'ha fatta 50 metri di corsa comunque eh, perché è in Rodriguez la messa lì e il ritorno eh, ritorno, vabbè, sempre comunque sì. abbattuti perché alla luce di quello che è successo così eh, l'abbiamo affrontato vabbè, parlando tra di noi, cercando di sdrammatizzare, scherzando Sembra, così. No. <ride> Beh, alla fine, io dico sempre, quando poi si va in viaggio così si è comunque contenti, insomma, nonostante come vada la partita. Beh, sì, c'è cioè, come... anche perché... Così. Credo che siate tutti amici, no? Sì, siamo abbastanza affiatati. Il gruppo, parliamo di Danè, quanti siete? Danè, ma il numero esatto siamo forse una cinquantina di soci. Non lo, non lo so però comunque quanti siamo effettivamente, perché non mi occupo delle <ride> come si dice, tra volte, cose amministrative. Io faccio parte del gruppo come come partecipante del gruppo, però insomma non ho e quindi avete ancora... cercato di sdrammatizzare. Sì, quello anche in quanti speravano se, che insomma, anche sotto, che d'aversa fosse sotto, sotto un attimo ah, sotto, sotto la direzione anche del, del vicepresidente di uno dei vicepresidenti del centro di coordinamento che insomma un po' cercava di alzare il morale così, insomma abbiamo passato il viaggio di ritorno raccontandoci parlando del più e del meno, magari insomma Arrivando anche a scherzare tra di noi così, tutto per non tornare a casa abbastanza tristi. Poi, soprattutto, avevamo anche una. Abbiamo anche valutato l'opzione, ovviamente, di fermarci al tardini. Eh, All'arrivo all del pullman nella adesso squadra. Per... Adesso raccontiamo, raccontiamo quello che nessuno ci ha detto, nessuno ha scritto, il fatto del. Del vostro ritorno ai tardini insieme, e cioè in cui vi siete incontrati sì, sì. Con, eh, con la squadra. Adesso però sì. dobbiamo andare in pubblicità, sennò cioè, registra. Certamente cioè, no, no, va bene. Martina in e Morossi, ci date la pubblicità? Vai pubblicità. con la pubblicità! Rieccoci. Rieccoci. Stavamo finendo questa cosa molto importante che è successa quando siete rientrati a che siete passati dal a Tardini ritorno, sì, sì, e che avete incontrato praticamente ritornando al Tardini che praticamente è dove lasciamo le macchine quando, quando partiamo così è il nostro parcheggio e si è fermato il nostro pullman siamo, siamo scesi abbiamo rimesso a posto striscioni, bandiere quello che ci prendiamo che ci portiamo dietro per le, co per le coreografie così e Sapevamo che a breve sarebbero arrivati poi I, il, giocatori. con i giocatori mm -hmm. così, quindi Li ci siamo, orga siamo organizzati per aspettarli e insomma ovviamente aspettarli per, eh, in previsione di, una, di un incontro civile, insomma. Però insomma. Che poi c'è stato e che è stato anche civile. Sì, sì, civilissimo. Noi, io e Moroschi e la Martina siamo qua che fremiamo perché vogliamo sapere cosa vi hanno detto. No, ecco, subito prima ancora che arrivasse il pullman dei giocatori, ha parlato con noi il direttore sportivo Faggiano. Col dit Faggiano? Che ha chiuso la caccia? No, 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 chiuso la caccia? No, è vero, insomma. Ha spiegato le sue. adesso non mi ricordo bene cosa abbia detto perché beh, ho seguito sì e no in parte così, però ovviamente ha spiegato le sue ragioni, eh, ha messo la faccia davanti a noi, insomma. Sì, anche io penso che faccio sia cosa? almeno colpevole di tutti, di no, questo anche se poi sui di su dieci acquisti ne sbagli uno o due può essere, però eh, io non gli anche imputo del, molto. Ha parlato anche... anche sì del discorso degli acquisti. Ovviamente continuando a difendere la sua teoria e... Che è? Ma... Cioè, la sua teoria... No, cioè... diceva um, che io... sono bravi giocatori, non lo so, quale... cosa diceva? No, è lì non... No, adesso non, purtroppo non mi viene in mente, non, ah, no, no, Ascolta, no, e no, poi no. come com dopo Faggiano... Dopo Faggiano, insomma, avevamo appena terminato il confronto con lui, così, insomma, la chiacchierata, sono state esposte le nostre ragioni. Gli, cioè, in cosa gli avete detto? Eh, mm, noi non vorremmo essere presi in giro. Perché va voi bene pensate tu, che fossero i giocatori, i allenatori? Ma C com era, cioè... cominciamo a sentirci... Come Avete dice, parlato anche eh, della società, cioè sul fatto che... No, società no? Non, non in particolare, però insomma con questo atteggiamento, con, quest, con questi risultati, questo modo di affrontare, approcciarsi alle, alle gare così, cominciamo a sentirci un po' presi in giro. Insomma. Quindi Fagiano allora, ha detto che ma, nessuno vi prende in giro e poi come sono arrivati i giocatori? Dopo sono arrivati i giocatori ovviamente, sono entrati anche loro nel piazzale. Anche il Mister? Eh, eh, sì, anche, anche il mister che poi si è spostato subito vicino alla sua macchina così okay. quando, quando abbiamo parlato ai giocatori. Non era mica la bicicletta questa qui? No, no. no era, la macchina? No, no. Moros, un, un, un po' Un signor <ride> SUV. Gava Edgia, la macchina, gava a no, me la bicicletta. No, no, su. era... E, e, quindi, e quindi? Beh, quando sono scesi i giocatori ovviamente, abbiamo visto insomma le, le luci del pullman accendersi così, ovviamente è venuto giù per, per prima, in prima persona, cioè per primo. Che è sceso così per i giocatori nell'ordine, è sceso Lucarelli, che subito è sceso così e ha cominciato a parlare, insomma a spiegare un po' le... Che avrà detto le stesse ragioni, cose che, ragione, ragione. che poi... Forse ha detto... Ha detto... Che... sì In tv perché eh, non può dire altro, cioè i giocatori non possono dire altro. E eh, altri eh, dirigenti? No, poi abbiamo, par abbiamo parlato con, eh, con D'Aversa anche prima che andasse via così, perché poi anche... E però prima, prima di tutto questo praticamente è stato fatto un discorso a, a tutti i giocatori che ovviamente hanno fatto un, un semicerchio vicino al pullman così e hanno sentito le, le nostre ragioni insomma di... Presidente del centro di coordinamento. E hanno fatto voto di impegno, di gol? No, no, non ha fatto nessun, nessun voto, nessuna promessa, nessuna cosa così. Hanno ascoltato, hanno preso atto di quello che le hanno detto così, insomma. Un po' con, come si dice, con lo sguardo rivolto a terra perché... Beh, è... non mica fare di grosso... No, eh, come si dice, è il classico come si dice, la classica posizione difensiva che uno assume... Voglio quando... chiederti una cosa Prego. di tutto questo, che eh, cioè, eh, è bello per il fatto che la società eh, abbia, abbia dato ascolto o spazio ai, sì. ai, ai, ai tifosi eh, in questo modo. A me questo mi è sempre piaciuto e mi piacerà sempre. Sì, il, sono... fatto, il fatto... Il fatto di quello che dicono mi, mi, purtroppo io mi ricollego a quello che dicevo di Lucarelli perché non possono dire altro, no? no In questi casi sono, non possono dire nient'altro. Per questo Però, sono sempre dimostrati, cioè, no, recettivi alle nostre, no, no, alle nostre insomma critiche, rimostranze, nostre passate. Quello che ti volevo chiedere, anche quello che me. volevo chiedere è questo: cosa ti è rimasto di questo episodio quando sei andato via e ci hai pensato? L'episodio del, del sì, confronto... Sì, cioè, no, del fatto che hai parlato con i giocatori, che hai parlato sì, con sì, il mister... È... Cioè, Ma i giocatori... quando sei andato via eri eh, soddisfatto, eri arrabbiato ancora, e hai speranze, cioè, come ti sei sentito? Questo che io voglio sapere. Ma, insomma, a parte che, vabbè, ieri sera poi sono tornato dallo stadio, dallo stadio a casa mia, praticamente, zona dove abito, sono tornato a piedi, quindi insomma, ho avuto una lunga camminata sì, <ride> esatto per smaltire, pensarci su, insomma, far due passi poi serve anche insomma, riflettere anche nel. E? e vabbè, pare che come si dice il problema so, sia poi stato rimandato anche alla partita poi col Venezia. Insomma, okay. noi guardate venerdì sera. Guardiamo al futuro cosa succede, cosa potrebbe succedere. Col Venezia, anche se sarà una partita dura anche quella lì, perché ormai sono. Beh, ormai tutti e duri con e Gemma. Come? Ormai sono tutti e due il gioco di più. Ah sì, sì, abbiamo. quello sì dobbiamo metterci a posto. Ascolta caso, adesso dobbiamo fare, fare anche qualcosa da... No, ma andiamo l'altra parte delle interviste. Non mi leggi qualche messaggio? Dopo. Ah, va Quando bene. rientriamo. Va bene. Va bene. Interviste. Cosa mi dici Rage? Una schifezza. da verso sì o da verso no? Una bella società Non ho commenti, dai. Hai seguito la partita? Confermato traversa, no, traversa era la Allora, ti lascio la colazione. Ciao Rag. Sono qua con Adriano dal Circolo Castelletto. Ci vuoi dire qualcosa? A caldo sulla partita del Parma caldo, e sugli sviluppi? Sì, gli sviluppi è che dovremmo cercare di non retrocedere. Due, quattro, sei, La uno, fai uno, grossa? No, no, è normale. Guardami per favore. È, è, normale, è normale, no? Perché poi sei in televisione. Sì, sì. E gli altri... Quindi cosa hai detto prima, scusa, prima fuori onda, cosa mi dicevi? Dogani d'Andaslator? Dai culo. No, dai, non essere così. Sembra che da Versa sia stato confermato però. eh? No dai. Grazie Adriano, ciao. Da Versa sì o da Versa no? No, da Versa no. Qualcos'altro mi voglio aggiungere alla luce delle ultime dieci gare, sei pareggi, tre sconfitte e una sola vittoria. Vabbè, diciamo che il ruolino di marcia parla da solo. Cioè penso che ormai sia ora di cambiare qualcosa. Hai sentito un'intervista di Lucarelli post partita? No. Ha detto praticamente, ha addossato le colpe anche a se stesso e ai giocatori beh, diciamo ovviamente, un po' di colpe ce l'hanno tutti Le principali secondo te? Beh, beh, le principali in un gioco che gli è dato il nostro allenatore però... Ieri non fa testo eh, però No, ieri non fa testo però le ultime partite insomma Tu non ci hai messo X2 come me, vero? No, io ci ho messo uno X <ride> Grande maestro, ciao Sergio, <ride> allora, grazie Adesso sì o adesso no? Da Versa no. Il Palma l'hai visto giocare sì. qualche volta? Sì. Cosa ne pensi? Non ha gioco. E... Le colpe secondo te? Per me tutto del direttore sportivo faggiano e poi del, dell'allenatore mm. che non gli ha dato gioco. E dal Milan sua... Comdiz, Mimmo. Ottimo gattuso. Grande, grande, eh? grande gattuso. Grande. Ascolta, ti ringrazio per il contributo. Forza Milan, forza Parma. Ma forza Parma da Parmigiano. E a 37 no? e Bristol si è sempre il più forte. Daversa <ride> sì. sì o da verso no? Ma che si poteva fare anche qualcosa di più, dai. Ogni tanto c'è sempre la partita un po'. Un po meno, però... Oh, si potrebbe fare di, di più. Eh. Quali pensa che siano i problemi del Parma? io ho dei problemi pesanti pesanti del Parma non è che penso che ci siano problemi problemi. giocatori, ritmo, squadra, tecnica è che ogni tanto a questi livelli qua c'è sempre un po' di più e del meno e su, su una, una partita di calcio da verso sì o da verso no? no cosa ne pensi del Parma adesso? quali rimedi ci possono essere? quali sbagli sono stati fatti? Allora, mi sembra di... Eh... È lampante che il non gioco. Il Parma non ha un gioco, tutte le, tutte le altre squadre, chi più che meno, ne hanno. Qualcuna. Marci, dai, siamo qua. perciò, voglio eh, eh, dire, Pagiano ha le sue colpe, D'Aversa eh, mi sembra proprio il maggior responsabile. E poi, dopo te la dico in dialetto: i giocatori? Anche allora adesso è quel che va mica: D'Aversa sì o D'Aversa no? No, davvero se no sicuramente, alla luce dei fatti di ieri ho visto un Parma veramente nullo e bisogna, bisogna dare una svolta a questa squadra perché se no. Ieri era dura, eh? ieri, ieri c'era uno sì, strapotere sì, sì. tecnico e fisico da parte della sì, capolista sì, però, è incredibile. Però ho visto un palma spento senza idee, senza gioco e a mio avviso bisogna dare una svolta. Questo è il mio qualcos'altro? Giocatori Fagiano, eh, no. a, parte, a parte il manico... No, no, per me è il manico. Non c'è mai stato gioco, non ho mai visto una bella partita. Giocatori, tirano dietro la gamba, si impegnano sempre, ecco ditto. Sì, sì, mm. sì. Beh, ieri, ieri no, ma altre volte. <ride> Ti ringrazio Vittorio, ciao, ciao. Sicuramente da Versa no, perché ormai si vede più che non ha più la squadra. E poi, e poi, e poi ci sono secondo me altri tantissimi problemi. Lucarelli ha appena appena accennato che c'è qualcosa comunque nella squadra. Devono tirare fuori le palle, ma a parte le palle e chi, la corsa, chi, esatto. Mancanza di grinta assoluta, assoluta. Io, ieri mi sono tifera. stropicciato gli occhi a vedere io dopo, i io, primi due gol. Io sono 50 anni che vado a vedere il Farma. Ieri, alla fi, dopo il terzo gol, sono scappato. Sono scappato. Pato. Diciamo che era tale lo strapotere eh. tecnico di questa sì, squadra che sono... in questo momento non ce n'è per nessuno, Loro no, eh? sono molto più bravi. hanno dato via più 4 a... gol al Bari, 4 al Palermo, 4 a noi. Ma indubbiamente sono molto bravi loro, ma siamo noi che siamo calati, siamo non lo so, sembra che giochiamo anche per agonisticamente, per, per, per a me piacere, Per piacere, per piacere giochiamo, giochiamo. Grazie René, ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua, adesso sono, sono io che passo la... Ci siamo... Ce la fai? <ride> ok. <Ce> la <ride> eh, sono io che ti passo la palla e ci leggi i messaggi. Ok. Allora, innanzitutto... Donna Rumma, eh, caputo che, che la passa Donna rum e fa... Io faccio il velo, cioè praticamente non c'entra nella Io faccio i terristi. Guardi da dentro il balone. Dai, cominciamo. Cominciamo col salutare Paolo Menozzi. Lo salutiamo tutti, Paolo Menozzi. Ciao Paolo! Grandissimo tifoso del Parma, ok? E anche assiduo frequentatore di calcio ducale. Leggiamo il primo messaggio. Ci scrive Luca il Lucano. Sono un vero tifoso del parma. Ieri è stata una partita vergognosa. Un saluto speciale a Mauro Moroschi. Questo è un ragazzo della base di che viene su. A che se fa scrivere un Luto. <ride> no, 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 ma no. Ma, ma dai. su ma non mese Abita in Basilicata, cioè, ma ascolta. Ma e senti, la vista televisiva in Basilicata. No, dai, cioè. No. Ma dai. C'è anche streaming. quando quando scrivono qualcosa su Moloschi Non lo leggo. No, dai almeno Moloschi <ride> Ma io. ho <Okay>. più cioè, <ride> tifosi a casa, guarda. E tifosi, lui dai che siamo in chiusura. Anche. questo invece ci scrive è ora che i tifosi mettano un po' di pressione ai giocatori Lucarelli ormai è meglio che vada a partecipare alla trasmissione Il Cuoco Perfetto il cu cosa ha cucinato? è la fiorentina no? una frittata costetta ah, ah, sì, sì, ah, ah vedi io non lo sapevo se no cacciucco livornese sì, eh. però si aveva e poi? Mentre nel social Facebook ci, ci viene detto da Fabio, ragazzi non c'è società, nessuno mai riconfermerebbe uno che non capisce più niente da mesi. Da mesi? Da quando arriva? Eh? Eh, da mesi. Ah. Ah. Mesi. mesi possono Questo trasformarsi in leggere. anni, in una vita. Massimo scrive, una squadra che gioca così vent'anni fa sarebbe, sarebbe stata presa a calci. Sì, ne... cal... No, ah, no nella si scritto. dice il naso. mi naso, intendeva vogliamo. calci perché a Balostiva no, i no, caccia, esatto, ah, ok. Allora so, bisogna anche sdrammatizzare. però adesso non sì, bisogna... no, beh, è chiaro. Cioè, Noi... Non mettiamoci ai livelli di quelle squadre che vengono accolte a lapidate, al e quelle robe lì. Perché Ma che se è detto si comincia, no. no, anche perché... Ma anche il confronto dei tifosi no, anche per perché... quanto pacifico. No, anche a me anche... serve a poco. Sì, No, anche sì, ma sono d'accordo a caso. Una, una cosa la voglio dire, si, la ripeto perché non si sa mai... Per me il problema non sono assolutamente i giocatori, perché i giocatori, c'è cioè il Zuger, c'è di Mist, lo fai dalla terza alla serie A. E se, e se te devi mantenere determinate distanze, devi mantenere determinate cose, cioè dicono non giocano sereni, cret Dio, cioè, come fanno a giocare Sereni? I hanno da fare il compito che poi, che non si, secondo me, non hanno capito neanche loro. E altra cosa, una cosa ha detto il mister, su tutte le cose che ha detto ieri gli è scappata una che, sì, eh, è, che è bellissima. Eh, tutti dobbiamo avere fiducia, i giocatori devono avere fiducia di me. Beh, se con Steve risultè, co vuol dire che in gambica fiducia, perché la prima cosa che fa un giocatore. Quando mette piede nello spogliatoio un nuovo mista è che lo battezza. Dopo 15 giorni lo battezzano. Leggiamo l'ultimo. L'ultimo dice: venerdì tutti allo stadio, le cose vanno male, ma noi dobbiamo stare vicini alla squadra comunque. Per questo, questo è normale. Però se siamo vicino alla squadra e lontano al mista mi sono scontento. <ride> sono. Non sono l'unico che la pensa così. L'anno scorso ero l'unico, ti ricordi? Eh, che ero l'unico a dire che questo... Adesso ti faccio è. una provocazione. Adessa, adesso la penso tutta qui. quasi quasi a tempo Ti faccio a proposito, una provocazione. Scusate, a proposito del mister, qua Nicola ci dice, è evidente che ormai il mister non riesce più a valorizzare né i singoli né la squadra. Forse in casa contro il Venezia sarà veramente la sua ultima chance. Ok, dai, di l'ultima cosa che poi andiamo a casa. L'ultima cosa è provocatoria molto perché il discorso di Apolloni che hai fatto prima torna un attimo indietro. Dopo un mese che era Versa, gli hanno preso otto giocatori che sono quelli che hanno, ci hanno condotto alla Serie C e alla Serie B e sono quelli che eh. hanno cominciato il campionato titolari in Serie B. Ebbene, allora guarda... Poi dopo ha po colpi anche Apolloni, però... No, beh, ho capito. cioè... Ascolta, l'unica differenza tra questi <ride> due allenatori, ah. sai qual è stata? Che vuoi far buttare la palla da tre dentro l'area e che l'altro cercava il porterra risultato? La palla è che sempre dietro. Perché se, se ti dimentichi come sei andato in Serie B, allora no, cioè parli ai no, rigori. No, no, non sei andato solo ai rigori. Ci sei andato? tira Ascolta, uh, non voglio dire parole Abbiamo Paolaccio. preso 20 punti dal Venezia. Ma sì, ho capito. Sei arrivato secondo perché hanno puntato altro... ai playoff Ok, la semifinale. Se, se uno si scorda, nel mondo del calcio, la semifinale contro il Pordenone mm. si scorda la sendete da ben lima. bombe. Ebbene, eh diciamo che ci è andata bene. Ok, quindi abbiamo avuto. Quindi Tedino ci ha dato tre. Abbiamo trelle... avuto fortuna. Un, po un po' di un fortuna, po perché... di fortuna okay. qualche rigore preso. ok La basta, partita basta. ci hanno dominato su tre partite. Basta, stop. Adesso stink per la Ci salutiamo. Guarda, ti ringrazio davvero tanto. Ti chiameremo ancora, Dai, Sono okay? ti posso prendere in braccio? No, però, no. scusate. Allora, ti, ti ringrazio. Ti chiameremo ancora, sarà, specialmente so, ti quando ti tornerai. As... dalle trasferte, rivedera, sperando, cioè, che, no. sperando che cioè, non, debbano essere, non debbano esserci delle, delle, altri sconfitte di questo genere. Perché secondo me, cioè, proprio, eh. io cre, temo molto. Lo speriamo con di ancora. no, noi comunque. Non siamo. abbiamo affrontato il discorso. Eh, che dicono che non cambiano allenatore per via dei soldi perché io questo non ci credo. Ah, se ehm... paghi 3 milioni da Cruz poi non hai 500 mila euro per, per pagare due star. Chi chiami okay. a 500 mila euro? Giusto, no, no, beh, cioè. Parli. cioè. Oh, ascolta, stiamo parlando di qualcuno che ha dei, che ha dei, dei budget mica indifferenti per portare no, a la fine l'anno. No, ok, comunque, no, guarda, dobbiamo chiudere, ah, no, no, mi dispiace, Moschi ti saluto. Ciao, grazie. Con un 5. A, accadde a cadere di scambio e mai più. Glielo, al bacio gli do un bacio. No, io devo prenderli in braccio per no, la no, gioia figa. di quel... Ah, ah grazie. Scommessa. Buonasera a tutti, adesso Arriva partiamo la con l'Emilia sc... Gold e con i nuovi Ciao ospiti. Ciao a tutti.